Avrai forse sentito dire anche più volte dai più grandi, dai più autorevoli mezzi di informazione riguardo alla salute e alla sanità che la prevenzione primaria è l'unica vera base per una salute forte e che duri per tutta la durata della nostra vita. Però le persone sanno realmente che cosa significa fare prevenzione primaria? Noi come Associazione Italiana della Prevenzione Primaria abbiamo fatto un sondaggio su un centinaio di persone. Abbiamo chiesto loro che cos'è secondo te la prevenzione primaria, perché è così essenziale e come puoi farla in pratica. Sapete che cosa è uscito fuori? Sai che cosa è uscito fuori? Che l'86% di queste persone non aveva ben chiaro che cosa fosse la prevenzione primaria. L'86%. E del 14% di queste persone che invece sapevano che cos'era la prevenzione primaria e sapevano che era essenziale per la salute, ben il 6-7% non sapeva bene come realizzarla in pratica, come farla nella vita di tutti i giorni, come applicarla, quindi ovviamente non la applicava. Allora, tieni conto di questo dato, 91-92%, ok? Che cosa dice l'OMS nel suo report mondiale della salute riguardo alla condizione di salute di ogni paese del mondo per quanto riguarda l'Italia? Attenzione, attenzione. Il 91-92% delle malattie cronico-degenerative e dei casi di decesso appartiene a stili di vita errati. Appartiene cioè a abitudini che invece che aiutare, edificare, costruire, fortificare la salute, la demoliscono piano piano, giorno per giorno. Guardate questo documento dell'Istituto Superiore di Sanità. Questo è il bollettino epidemiologico nazionale. Nel marzo 2012 faceva vedere che le malattie croniche non trasmissibili, cioè quelle che vengono prodotte dallo stile di vita della persona, vengono chiamate la sfida del secolo. Anche per il nostro paese, le malattie cronico non trasmissibili sono ritenute responsabili nel 2010, notate, nel 2010, del 92% dei decessi totali registrati. Il 92% sono malattie prodotte dal cattivo stile di vita, ad esempio le malattie cardiovascolari, i tumori, le malattie respiratorie croniche, non quelle infettive, croniche, il diabete, eccetera, eccetera. E notate qui, guardate l'ultima frase, in realtà questi dati già molto allarmanti sono destinati a peggiorare perché, a causa dell'aumento dell'inattività fisica, l'aumento epidemico, epidemia, vi ricorda qualcosa questa parola? Del sovrappeso e l'obesità. Ora voi direte, ma adesso poi sarà migliorato. Guardate, uno degli ultimi report arrivati, uno degli ultimissimi report, se andiamo a pagina 102 di questo report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, guardate qui per l'Italia, eccolo qua. Italia. Totale 91%, 91% motivi: tabacco, uso errato dell'alcol, dieta malsana, troppo sale, troppi grassi, grassi trans, quelli industriali, mancanza di movimento per i ragazzi, inattività fisica e tutte le problematiche adesso collegate, cancro, diabete. La situazione non è assolutamente cambiata. Tutte malattie causate dallo stile di vita. Hai notato? Quella stessa percentuale di persone, quasi, rappresenta uno spaccato della percentuale di persone che in Italia, tutti i giorni, con le loro abitudini, invece che edificare una buona salute, la demoliscono. Ora, la domanda è questa. Tu dove sei? Sei tra quel 7-8% di persone che sanno bene che è importante la prevenzione primaria e sanno anche più o meno come applicarla, o sei all'interno di quel 91-92% delle persone? Io so cosa hai pensato, cosa stai pensando. Io sono in quelle poche persone che sanno, io so esattamente che è importante fare prevenzione primaria. Sai qual è il problema? Che se ci fossero qua 100 persone, probabilmente bene o male tutte penserebbero di essere fra quel poco di persone. La domanda vera è: il tuo corpo che cosa ne pensa? Se potessimo avvicinare un altoparlante al tuo corpo e chiedere a lui
dove pensa di essere o come pensa che tu lo stia trattando in questo momento, che cosa risponderebbe? Ebbene, per saperlo, devi chiederglielo. E come facciamo a farlo parlare? Devi fare due cose. Primo, raccogliere tutti i messaggi che lui ti sta mandando, tutte le sensazioni che senti, tutti i sintomi che senti, sia le sensazioni consapevoli, sia quelle a cui adesso non stai prestando attenzione, quelle inconsapevoli. E la seconda cosa che devi fare, importantissima, è fare una raccolta, un'analisi di tutte le tue abitudini, che sono quei motivi per cui il tuo corpo può essere contento, può essere gioioso del modo in cui lo tratti, oppure può essere molto arrabbiato per come lo tratti. Dalla relazione, dall'interrelazione tra le sensazioni, cioè i messaggi del corpo, e le abitudini, cioè i motivi per cui il corpo ti dice quel messaggio preciso, ecco che viene fuori quello che dice il corpo. Ti dice la situazione in cui sei, ti dice come sta il terreno del tuo corpo. E questo lo puoi testare con un test, si chiama test dello stile di vita, cioè della somma delle tue abitudini, e il test del terreno biologico del corpo, cioè il test delle sensazioni del corpo che rappresentano come stai ora. Questo ti dà l'opportunità di fare il primo vero passo verso la salute, sapere dove sei. Hai presente quando sei in un museo o quando sei in un parco? C'è quella cartina che dice: tu sei qui. La prima cosa da fare è sapere da dove parti per sapere dove vuoi arrivare. È vero o no? Il secondo passo che puoi fare, una volta che sai dove sei, è decidere dove andare. E noi come associazione ti possiamo aiutare a lavorare in due aspetti. Due aspetti. Questo secondo passo è diviso in due aspetti. Primo, lavorare sul passato, cioè su tutto quello che ha generato la condizione in cui sei adesso, che è la somma di tutte le tue decisioni riguardo all'alimentazione, riguardo al movimento e alla postura, riguardo ai pensieri e le emozioni che hanno formato la condizione in cui sei adesso, perché l'unica verità, lo so, è un po' scomoda da ascoltare, lo so, e questo vale anche per me, è che la condizione di salute fisica e psichica in cui sei adesso è la somma di tutte le tue decisioni, inconsapevoli e consapevoli, che fanno parte del tuo stile di vita. Quindi, puoi lavorare, la prima cosa è lavorare sul passato, cioè eliminare tutto quello che il corpo ha accumulato come tensioni, infiammazione, accumulo di tossine, acidosi del corpo, cioè tutto quello che forma l'ambiente adatto alla nascita e alla progressione delle malattie e ostacola invece la progressione della salute, diciamo, la capacità del corpo di autoripararsi e di autorigenerarsi. Il secondo aspetto e lavorare anche sul presente, cioè andare a fare dei piccoli cambiamenti quotidiani, piccole modifiche quotidiane, migliorie al tuo stile di vita, in modo che diventi il più naturale possibile e che segua il più possibile il funzionamento fisiologico naturale del corpo. Facendo questi tre passi, cioè testando dove sei adesso, lavorando sul passato per ripulire il passato, per fare un reset naturale del passato, di tutti gli accumuli, e lavorare sul presente, puoi veramente fare un'efficace prevenzione primaria, che è il metodo più potente, il metodo più pratico per tornare verso la salute e rimanere nella strada della salute per tutta la nostra vita. Il primo passo, quello del test, è un passo che fa parte della campagna nazionale della prevenzione primaria. Forse hai già visto il nostro video di 30 minuti, altrimenti richiedilo. Se l'hai già visto, concentrati su questo test, analizzalo, rifletti sui risultati che ti ha dato la lettura di questo test. Se non l'hai fatto, vai a farlo. Contatta la persona che ti ha mandato questo video e fai questo test con lei, perché ti permetterà di capire dove sei adesso. E dove sei come percentuale di persone? Cioè la tua strada,
tu stai progredendo passo passo, giorno per giorno, verso la salute, o puoi fare un cambiamento se non stai facendo questa strada? E questo fa parte di questa campagna, ti dicevo, ed è completamente gratuito. Il test e la lettura del test. Poi deciderai se lavorare sul tuo passato e sul tuo presente per cambiarli in meglio. E se vorrai, lo potrai fare insieme a noi. Ti saluto, ti mando un grande abbraccio da parte mia e di tutto lo staff dell'Associazione Italiana della Prevenzione Primaria, che è formata da tante guide del sano stile di vita che davvero con attenzione alla salute e allo stile di vita della persona e anche con amore si dedicano ad accompagnare al cambiamento, al miglioramento dello stile di vita, prima allo scoprire dove è la persona e poi al miglioramento dello stile di vita, partendo dal passato, togliendo quello che ci appesantisce e lavorando sul presente. Fai prevenzione primaria, partendo da dove sei e decidendo dove vuoi arrivare. Fallo per te, fallo per chi ami, fallo con noi. Ciao.